Bene, anche il nucleare è stato studiato e reso utilizzabile per far del male, per fare una bomba tremenda che distruggesse il nemico. Poi, visto l'assurdità di questo uso, si è pensato che questa scienza e questo strumento, così potente, potesse essere usato invece anche per curare delle malattie, per produrre delle energie, insomma, per una cosa buona. Ecco, noi vorremmo usare questi strumenti della comunicazione, dei social, dell'internet, della rete, che possono fare un danno terribile, che possono causare danni in più parti del mondo contemporaneamente. Ecco, noi vorremmo raccogliere questa sfida, usarli per far del bene, per curare delle malattie, per correggere dei difetti o dei vizi. Questo è il senso di questo corso, che proprio usando le possibilità offerte dalla rete vorrebbe abilitare educatori e tutte le persone pensose, serie, responsabili, a entrare nell'uso di questi strumenti per contrastare il cyberbullismo, le forme di volgarità e di violenza e tutto questo approfittarsi dei più deboli per far del male. E quindi io incoraggio ad approfittare di questa occasione, a entrare con un po' di competenza in questo mondo, a non aver paura della pericoli o dell'essere l'impressione di essere così impotenti, e invece farsi animo e dire: noi possiamo fare qualcosa di buono, noi possiamo proteggere i più deboli, noi possiamo usare questi strumenti di straordinaria potenza per far del bene invece che del male.